Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Ho ordinato delle farine del mulino Parri, un mulino che sta in provincia di Siena, in Toscana. Non ho mai usato questa farina perché qui da noi è difficile trovarla, quindi l'ho ordinata online. Questo mulino ha anche un mulino a pietra, quindi ho preso delle farine sia macinate a pietra che a cilindri. Ora voglio iniziare subito con un pane di tipo 2, una farina di tipo 2, denominata l'Ariano, farina di tipo 2 l'Ariano. Quindi provo a fare il pane e vediamo come viene. Bene, seguitemi. Queste sono le farine che mi sono arrivate online del Mulino Parri, alcune macinate a pietra, altre a cilindri, ma altrettanto buone. Voglio iniziare con il pane tipo l'Ariano, ecco qua, guardate com'è bella questa farina. La taglierò con 100 g di zero, questo è il mio Licoli. Direttamente nella ciotola della planetaria ci metto il Licoli, questi sono 90 grammi, ma ho rinfrescato il Licoli partendo da 30 grammi, poi ho messo 30 di acqua e 30 di farina e l'ho lasciato 3-4 ore. Ci allungo, lo allungo con altra acqua. Lo sciolgo, potete farlo direttamente in planetaria, io adesso qui per farvi vedere. Questa è la farina zero, sono solo 100 grammi, sempre del Mulino Parri, grano italiano, e ce la metto perché ha più forza di quella di tipo 2 per aiutare un po' la lievitazione. Metto tutta la farina. Ancora un po' d'acqua e poi faccio girare con il gancio. Mano a mano che giro, metto ancora acqua fino a esaurimento. Al limite ne lascio un pochino proprio alla fine per vedere se mi serve tutta o meno. Aggiungo anche il sale e giro. La metto, come vedete, goccia a goccia l'acqua. Faccio girare, ma non tantissimo, per il pane non serve girare mezz'ora, ma 10-15 minuti sono più che sufficienti. Anche perché adesso poi andrò a fare le pieghe in ciotola per dare più forza all'impasto, altrimenti si rischia di rompere la maglia glutinica. Se giriamo troppo, questo impasto si può fare tranquillamente anche a mano. Come vedete, ho versato l'impasto dentro una ciotola che ho oliato un pochino, si vede dalle mani, e ora faccio un giro di pieghe in questo modo in ciotola. Ok. Ora copro con un telo, con un panno e lascio riposare l'impasto una mezz'ora, anche 40 minuti. Bene, procedo per il secondo giro di pieghe. Guardate com'è bello questo impasto, che bel colore scuro. Faccio le pieghe come ho fatto prima. Ora vedete è diventato già un pochino più elastico. Finito quest'altro giro, poi coprirò con la pellicola, con un coperchio, come volete, e lo metto a lievitare. Ora, nel mio caso, ho iniziato il pomeriggio a fare questo impasto, quindi sono arrivata già la sera, e lo metto in frigo, farò un passaggio in frigo. Il mattino dopo lo tiro fuori.
vedete è cresciuto, ma non tantissimo. Adesso lo tengo un pochino a temperatura ambiente e poi procedo per altri giri di pieghe. Lo tengo un'oretta, un'ora, anche due. Passato il tempo, spolvero il piano di lavoro con un po' di semola, non molta, e giro l'impasto. Ok. Poi lo allargo. Direi che si presenta molto bene, anche se non è cresciuto tantissimo. Calcolate che ho messo soltanto 100 grammi di zero. La zero naturalmente ha più forza di quella di tipo 2, della farina tipo 2, che è una farina con poca forza. Le proteine sono pressappoco le stesse, stanno intorno ai 12 proteine. Bene, lo pirlo un pochino, copro e procedo poi con gli altri giri di pieghe prima di iniziare a formare la pagnotta. Ok, ora procedo per formare la pagnotta. Ho preparato già un cestino. Non verrà molto grande perché ho usato soltanto 500 grammi di farina, poi calcolando l'acqua, il lievito sta sotto il chilo, diciamo, una volta cotta. Il mio cestino è un po' grande, però non fa niente. Allargo bene l'impasto, così. Inizio ora a chiudere i lembi, vedete si stanno formando anche le bolle di gas di lievitazione. Chiudo così, cerco di abbassare, di stringere un pochino. Bene, in questo modo. Poi voi se avete un altro metodo usatelo, io poi ogni tanto cambio, adesso mi va di fare così, piego e stringo. Ok, eccole qua le bolle che si stanno gonfiando, mi dispiace ma devo stringere altrimenti poi rimangono i vuoti antiestetici nel pane. Bene, arrotolo un pochino ancora, mi aiuto sempre con la semola, arrotondo ancora un pochino, ecco qua, che belle bollicine. Quando si vedono quelle significa che è lievitato già benino. Come vedete il mio cestino è un po' grande. E qui ci metto il pane, ci metto di solito i 600 grammi di farina, però non importa, al limite verrà un pochino più larga, si allargherà un po' questa pagnotta. Ho messo la chiusura in alto in modo che poi quando vado a cuocere la ribalto, la rigiro. Copro con un telo e la lascio lievitare 2 o 3 ore, dipende molto dalla temperatura che avete in casa. Qui è quasi quasi pronto, ora faccio la prova dito, nel frattempo ho acceso il forno a temperatura 240 e sì, direi che è pronto. Io procedo così, ho messo la carta forno su una teglia rigirata, ci giro la pagnotta, ce la ribalto, eccola qua, vedete è bella rotonda,
E poi farò scivolare la carta forno sulla teglia già calda che ho in forno oppure sulla pietra. Intanto voglio ringraziare i nuovi iscritti, ma anche gli altri naturalmente, tutti i miei iscritti, perché il mio canale sta arrivando a 9.000, quasi a 9.000. Che è un bel traguardo, avere un canale modesto come il mio. Grazie a tutti. Bene, ora faccio un taglio a croce così, ma veloce, cercherò di fare anche qualche disegnino proprio veloce perché ho paura che si adagia troppo la pagnotta, si allarga troppo, perché già nel cestino che era un po' grande è venuta un pochino. Come vedete un po' si è allargato un pochino, eh? Quindi vado veloce intanto che il forno arriva a temperatura. Ho messo anche un pentolino con l'acqua per creare un po' di vapore. Ok, la pagnotta è pronta, vado ad infornare subito. Il timer l'ho messo a 45 minuti. Dopo 20 minuti, eccola qua. Vedete, ho spruzzato anche un po' d'acqua all'inizio, poi abbasso un pochino a 220, finisco la cottura, presso a poco 45 minuti, anche 50, poi lascio 10 minuti a spiffero. Bene, ora aspetto che si freddi e poi vediamo com'è l'interno. Bene, possiamo tagliare anche se non è proprio freddissima, eh? Però vediamo. Beh, direi che va bene, il profumo è stupendo, è veramente profumato, vedete, è scuretto proprio come il pane di Lariano. Tagliamo adesso qualche fetta per vedere l'effetto. Eccole qua. Bello, molto bello. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao a tutti!